Ma qua in Brasile la Formula 1 è sempre stata molto amata, no, della gente come sport. Non possiamo dimenticare di Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Rubens Barrichello e io. È sempre stato un sport molto amato della gente e continua a essere. Non abbiamo un brasiliano adesso, spero che possiamo avere il più velocemente possibile tanti piloti giovani. C'è anche un giovane, Rafael Câmara, che ha appena fatto un accordo, no, con la Ferrari nella FDA. E speriamo che possiamo il più presto, no, avere uno per alzare la nostra bandiera, che fa parte della tradizione dei brasiliani. Sì, la Ferrari è sempre stata amata qua in Brasile, con tanti piloti come Rubens, come io, no, che ho fatto tanti anni correndo per la Ferrari, da 2006 al 2013. Però la Ferrari è una religione, no? Mi ricordo che il mio primo go-kart era rosso e è incredibile come tutti i brasiliani sono appassionati della Ferrari e fanno parte di questa religione. Mi piace molto la coppia di piloti della Ferrari, Charles e Carlos Sainz. Sono piloti bravissimi, penso che riescono a lavorare molto bene insieme e sono sicuro che con una macchina un pochino più competitiva faranno lì un lavoro buonissimo come squadra e lotteranno bene per il campionato. Quindi questo mi piace molto come loro lavorano insieme. Penso che è una buona opportunità per la Ferrari, no? Le posizioni di partenza di Carlos terzo e anche Charles, che forse hanno scelto gomme diverse ieri, no? Oggi forse hanno capito un po' di più la strategia giusta per le gomme e sono sicuro che possano fare una buona gara. Anche con questa lotta con la McLaren sarà interessante e spero che le due macchine della Ferrari possano arrivare davanti alla McLaren qua, il Gran Premio di San Paolo qua in Brasile.